Prosegue l'iniziativa CineCampus, la rassegna cinematografica organizzata dall'Università e Campus in collaborazione con la Scuola di Cinema di Cinecittà Act Multimedia. È nata con l'obiettivo di promuovere una serie di pellicole caratterizzate da tematiche attuali, ma che non hanno avuto una giusta ed equa distribuzione nelle sale cinematografiche. La pellicola scelta per il quinto appuntamento è stata 18 anni dopo, opera prima del regista Edoardo Leo, attore romano lanciato dal regista di genere Claudio Fragasso, che nel 2010 ha debuttato dietro la macchina da presa, proponendo un film di riflessione, di crescita e di cambiamento. Come è nata l'idea di questo film? L'idea è nata tanti anni fa, più di 13 anni fa in realtà, perché Edoardo siamo molto innamorati di un film che si chiama Il Sorpasso di Dino Risi. E io, dopo il mio primo film da protagonista, tanti anni fa, mi comprai una macchina che era un MGB, che non era la macchina del sorpasso, quella era una Aurelia, una Lancia Aurelia. Però in realtà stava anche nel film, perché a un certo punto Gassman sorpassa due tedesche con una macchina inglese, che era un MG. Io mi comprai quell'MG là. E una sabato mattina, andando al mare con la mia macchina nuova, Cabrio, una macchina a due posti, Cabrio degli anni 70, con il tetto giù, ci siamo guardati Edoardo e ci siamo detti sarebbe bello fare un film io e te su una macchina d'epoca, un road movie tipo Il Sorpasso. E lì nacque l'idea, quel sabato nacque l'idea che poi diventò 18 anni dopo. 18 anni dopo racconta la storia di due fratelli, Mirko e Genziano, che vivono lontani da 18 anni, Mirko a Roma e Genziano a Londra. La morte improvvisa del padre li porterà a rincontrarsi e ad affrontare per la prima volta le proprie inquietudini e il proprio dolore derivati dalla morte della madre perduta in un incidente automobilistico 18 anni prima. Per la prima volta costretti a stare insieme, i due fratelli scopriranno che il dolore li ha sempre accomunati e il viaggio che li porta in Calabria, dove il padre sta per essere deposto, si configura classicamente come una sorta di catarsi che per la prima volta li avvicinerà l'uno all'altro. Interpreti uno dei due fratelli lontani fra di loro, distanti fra di loro per tanto tempo, ma accomunati, diciamo, da una sorta di dolore comune. Come è stato approcciare appunto all'interpretazione di questo personaggio? Ma è stata forse la cosa più bella che ci sia capitata, credo, da un punto di vista sia di scrittura che di recitazione. Nel senso, noi abbiamo deciso di cominciare a scrivere. Edoardo scriviamo da quando noi eravamo bambini insieme e abbiamo sempre scritto. Io scrivevo narrativa, scrivevo piccoli racconti e lui scriveva poesie. E a 13-14 anni ci scambiavamo e ci leggevamo i nostri scritti. Quindi la scrittura in realtà è nata prima della recitazione tra noi. Quando siamo arrivati al punto di decidere di scrivere una sceneggiatura, eravamo già attori e in realtà volevamo mettere insieme tutta la nostra, diciamo, creatività in qualche modo. Qual è a suo parere la particolarità di questa pellicola? Ma un film da vedere, peccato che è sparito subito. È una storia vera. A volte avvengono delle cose nella vita che cambiano un po' gli equilibri e questo film è dimostrazione proprio di cosa può accadere se non ci sono tutti gli episodi chiariti fino in fondo. Il ritrovamento di un dialogo fra fratelli che si era strappato per 18 anni e che in qualche modo faceva apparire vincente colui che era perdente. L'evento ha previsto anche la proiezione del corto Expired, diretto e interpretato da Marco Bonini, che ha partecipato all'ultima edizione del Festival Internazionale del Film di Roma nella categoria Extra. Edoardo Leo ha debuttato alla regia con 18 anni dopo, ma anche tu hai debuttato alla regia con un cortometraggio che verrà proiettato oggi, poco prima del film. Di che cosa si tratta? È stato anche presentato al Festival del Cinema di Roma. Sì, dunque è una storia sempre che abbiamo scritto con Edoardo. E sarà la mia opera prima. In realtà questo corto non doveva essere un corto, nel senso che noi abbiamo scritto un'altra sceneggiatura che diventerà la mia opera prima, ma per provare, diciamo, le mie capacità registiche ho estratto una scena e l'ho riscritta come un cortometraggio, soltanto come test in realtà. Poi la cosa è venuta abbastanza carina e l'abbiamo mandata in giro, l'abbiamo presa al Festival di Roma, quindi è diventato un cortometraggio. Presente all'evento anche Francesca Trentinella dell'Accademia del Lusso, che ha illustrato le collaborazioni che intercorrono con l'Università e Campus. Che rapporti ci sono tra l'Accademia del Lusso e l'Università e Campus? Siamo praticamente fratelli, siamo delle società che appartengono allo stesso gruppo, quindi CESD, solo che Accademia del Lusso, a differenza dell'università, si occupa di moda e design. Quindi praticamente tutto quello che attiene al mondo della moda, interior design, merchandiser, modeling, la qualsiasi insomma, quindi tutto ciò che è attinente al bello, al buon gusto, e noi ce ne occupiamo, quindi creiamo delle figure professionali di un certo spessore in modo poi da garantire ai ragazzi quella professionalità necessaria che gli consente di inserirsi nel mondo del lavoro.
Sappiamo che c'è una convenzione in atto con l'Ateneo di eCampus, di che cosa si tratta? È una convenzione in funzione della quale i nostri studenti hanno la possibilità anche di accedere al mondo dell'università eCampus ottenendo appunto delle agevolazioni, degli sconti e quant'altro e viceversa. Questo però è una convenzione che riguarda tutte le società del gruppo, non soltanto Accademia con eCampus.